Noi abbiamo organizzato per questa mattina un giro per i canali di Venezia, soprattutto quelli che soffrono di più del moto ondoso, perché sembra che la questione del moto ondoso interessi molto poco. Devo dire che sono anni, forse addirittura decenni, che si parla di questa come di una delle più gravi situazioni per la sicurezza di Venezia, quella che ha a che fare anche con la stabilità dei palazzi, perché sappiamo che il moto ondoso arriva nella parte inferiore dei canali, sotto i palazzi, e determina situazioni che sicuramente sono preoccupanti. Da parte delle pubbliche autorità non c'è mai stata una grande considerazione, invece siccome Venezia vive sull'acqua e deve continuare a vivere sull'acqua e non solo a essere una Gardaland, bisogna pensare anche a questa che è la base della nostra città. In questo senso vogliamo far vedere e dimostrare come non si tratti più di una laguna vera e propria, ma in certi punti della nostra laguna sembra di essere in mare aperto, perché ci c'è una corsa continua. Chi ha a che fare col mare aperto si rende conto e sa benissimo anche di come sia pericoloso navigare innanzitutto in determinate situazioni con le barche anche piccole dei veneziani, e soprattutto quanti danni possa causare su tutto quello che è proprio la struttura di base della nostra città. Ecco, quindi vedremo questa mattinata nel corso di questo nostro viaggio per i canali e per il bacino di Venezia in che situazione siamo. Devo dire che dal punto di vista delle autorità locali, soprattutto da parte dell'amministrazione attuale della Giunta, c'è considerazione pari a zero nei confronti di questo tema, che peraltro andrebbe affrontato sì innanzitutto con degli interventi di carattere amministrativo locale, e però in prospettiva va pensato alla soluzione del moto ondoso con prospettiva anche di carattere nazionale legislativo. Noi ad esempio abbiamo presentato da un po' di tempo un testo di legge speciale che ovviamente cura gli aspetti fondamentali della salvaguardia della laguna di Venezia, dei canali di Venezia, e ci sono considerazioni specifiche anche relative al moto ondoso. Per questo crediamo che tutte le forze politiche dovrebbero avere un interesse reale e concreto al superamento di questo problema e anche a far arrivare, a far approvare delle normative amministrative e legislative per la soluzione.